Ai microfoni di Nero Verde Channel con Massimiliano Garzogno, allenatore della Castellanzese. Buonasera mister, bentornato ai nostri microfoni. Buonasera a voi. Le chiedo un commento sulla partita dei suoi ragazzi di oggi e partiamo subito con una domanda a bruciapelo. Un punto guadagnato, due punti persi. Ma visto come si era messa la partita, visto che per 60 minuti abbiamo giocato in 10 contro la terza forza del campionato, è un punto guadagnato, anche se c'è il rammarico di quella traversa lì che grida veramente vendetta, perché oggi se vincevamo non c'era niente da dire. Penso che oggi sono viste due squadre diverse, una squadra che giocava spesso volentieri con lanci lunghi e una squadra come noi che fa calcio e gioca calcio. La dimostrazione è che anche in 10 siamo stati bravi a non sopperire e a portare a casa un punto importante. Prima con i suoi giocatori, nelle precedenti interviste abbiamo sottolineato quanto comunque è contata la consapevolezza di essere veramente diventati un gruppo molto molto competitivo, quindi questo è assolutamente il frutto e il giusto coronamento del suo lavoro. Quindi le chiedo un suo commento dopo un filotto così positivo di partite, perché ricordiamo la Castellanzese prima di oggi aveva infilato 6 vittorie consecutive e lei ha sottolineato giustamente che anche la prestazione di oggi è stata molto positiva. No, questo è un gruppo di ragazzi importanti che sta lavorando bene e adesso hanno capito l'importanza, no? Magari c'è tanti ragazzi che non hanno mai giocato per vincere un campionato e quindi la cosa che io gli chiedo sempre è la concentrazione, la volontà di vincere le partite, di andare a fare le partite, di avere coraggio di vincere le partite. Secondo me solo così puoi rimanere in alto per tanto tempo. Adesso abbiamo agganciato la Canazza che oggi è pareggiata ancora, quindi siamo a pari punti. Adesso dobbiamo prepararci ancora bene, perché domenica abbiamo una trasferta difficile ad Ossona con qualche squalificato. Quindi un'altra settimana di lavoro duro. Assolutamente, il lavoro non manca mai, ma per stare a questi livelli alti dove lei ha portato i ragazzi della Castellanzese, questo ed altro, insomma. Quindi ha giustamente detto l'impegno importante che arriva domenica per poi arrivare tra 2 settimane allo scontro al vertice, lo scontro diretto con il Canazza. Quindi le chiedo quali possono essere le armi in più in questo momento della Castellanzese, che viene da una stupenda rincorsa, c'è stato l'aggancio settimana scorsa, quindi credo che l'ambiente sia veramente pronto a un ulteriore salto di qualità. Ma l'arma in più può essere, non per presunzione della Castellanzese, ma il gioco che noi abbiamo. Penso che una squadra che gioca così è difficile trovarla in questa categoria, quindi quello può essere un'arma in più, che comunque è una costante per noi, giocare sempre bene, giocare palla a terra, sono tutte cose che si provano durante la settimana e che ci hanno portato al primo posto, quindi più che una novità è proprio una costante della nostra mentalità di giocare. Anche oggi in 10, se avete visto, non buttavamo via palla, la tenevamo, giocavamo, abbiamo creato ancora azioni da gol. Quindi ripeto, oggi è stata una partita da fare veramente i complimenti ai ragazzi, sono stati spettacolari. Complimenti ai ragazzi, complimenti a lei mister per il suo lavoro, grazie mille per la disponibilità, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci.